lascerò il Messico il 22 ottobre. E anche il mio lavoro non è finito, perché ci sono ancora alcuni eventi importanti che stiamo organizzando. Negli ultimi giorni della mia permanenza qui verrà dall'Italia, non perché parto io ma per altri motivi, il sottosegretario del Ministero degli Esteri per inaugurare un importante impianto italiano a Monterrey per avere incontro il Ministero degli Esteri con la sua controparte. Quindi diciamo ancora io stesso non ho la sensazione quasi di partire perché siamo abbastanza in piena attività. Però vorrei in primo luogo ringraziarvi a tutti per essere venuti questa sera e aver accettato questo invito, per salutare gli italiani del Messico, di Città del Messico, soprattutto gli italiani come voi con cui più sono stato in contatto in questi miei 3 anni in Messico, per dire che sono stati 3 anni molto, molto pieni, molto intensi e soprattutto molto gradevoli da tutti i punti di vista, perché il Messico è un paese dove si può vivere molto bene, perché la comunità italiana del Messico, devo dire, posso solo parlarne molto molto bene, perché in tutte le mie esperienze, devo dire, ho sempre avuto degli scontri sul piano umano e personale veramente straordinari. Non credo che in tanti altri paesi, in molti altri paesi sia così, perché sempre ci sono delle situazioni più difficili, qui in Messico veramente ce ne sono state pochissime, perché sono stati 3 anni effettivamente, oggettivamente, in cui i rapporti tra i due paesi, e infatti, non lo dico io come ambasciatore che sta partendo, ma credo sia sotto gli occhi di tutti qui in Italia, per tutta una serie di motivi che non sono solo l'ambasciata o l'ambasciatore, ma insomma per una serie di motivi oggettivi le relazioni tra Italia e Messico sono cresciute moltissimo e c'è veramente una grande attenzione per il nostro paese qui e c'è analogamente una grande attenzione per il Messico e l'Italia. E questo credo che sia una base molto forte anche per sviluppare nei prossimi anni ulteriormente queste relazioni e il potenziale che tuttora esiste in molti settori. Quindi è stata, diciamo, un'esperienza per me assolutamente importante e gratificante. Parto dopo esattamente 3 anni di Messico, sono arrivato il 22 ottobre del 2013, parto il 23 ottobre del 2016, quindi veramente alla giornata. E come ho già detto tante volte questa sera, mi dispiace molto lasciare il Messico, sono lieto di avere una nuova destinazione che in un paese e in una città che sono molto, molto, molto gradevoli, molto interessanti e anche più vicine all'Italia. Questo lo faccio nel momento in cui già c'è il volo diretto, però finalmente da Città del Messico è avvicinato, però il numero di ore non è lo stesso. Quindi questo sicuramente in qualche modo lenisce anche la tristezza di lasciare questo paese, però veramente è stata un'esperienza importante. Io ringrazio tutti voi per questa opportunità. Credo che tornerò in Messico, perché il Messico offre moltissimo anche sul piano personale, del turismo, delle amicizie. Quindi io credo che nelle mie peregrinazioni mi vedo facilmente tornare in Messico, così come hanno fatto tutti i miei predecessori che per un motivo o per l'altro sono poi tornati, li ho rivisti io stesso quando stavo qui, sono tornati perché erano rimasti attaccati a questo paese. Ringrazio una volta ancora la comunità italiana, vi dico veramente, non solo non è un pro forma che a Parigi è soprattutto per gli italiani del nord, per quelli diciamo di Roma adesso c'è il volo diretto, ma per quelli del nord il passaggio da Tampa a Parigi è una delle opzioni possibili che molti di noi hanno utilizzato. Io sarò lì, sarò facilmente individuabile. Le mie nuove funzioni sono di rappresentante permanente italiano presso le organizzazioni internazionali, si trova facilmente. E veramente mi farebbe molto piacere mantenere questo contatto e riuscire a vederci, perché ripeto, sono stati anni per me veramente molto interessanti e molto pieni. Molto grazie a tutti. Credo che ci vedremo ancora, come ho detto, perché ci sono altre cose che stiamo organizzando. Una parola per tutte le istituzioni italiane che ci sono qui in Messico, con cui il lavoro è stato eccellente, Camera di Commercio, Associazione di Assistenza, Dante Alighieri, le istituzioni più strettamente statali, l'ICE, l'Istituto di Cultura, i consolati onorari, ne abbiamo qui una piccola rappresentanza questa sera, i consoli onorari, ci sono stati anche dei cambi, ma abbiamo una rete consolare onoraria molto importante e credo molto con cui si sta lavorando molto bene. C'è una realtà italiana in Messico molto strutturata, molto articolata e credo che questo è un paese e credo che il rapporto tra Italia e Messico lo meriti. Quindi mi sento di partire un po' con una sensazione di un lavoro fatto, credo fatto bene e con molta soddisfazione. Grazie a tutti e continuiamo questo volta. Thank you.